Ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Mi sono appena svegliato. Ultimo pronostico di questi tre. Di queste tre partite di Coppa, secondo me, è il più, diciamo, il. Non il più, diciamo, il meno seguito, il meno importante, però, secondo me, è sicuramente il più difficile rispetto a ciò che abbiamo dovuto affrontare nelle scorse due partite. Allora, Marsiglia-Lazio, il sondaggio, avete ovviamente creduto nella Lazio, quindi useremo la squadra di Simone Inzaghi, che ha il centrocampo da un gradato 80. Vedendo le statistiche, siamo leggermente più forti noi con la Lazio, avendo 82 d'attacco e loro 78, 81 loro a centrocampo e 80, difesa 79 pari. L'unica cosa che loro hanno upgradata sia difesa che centrocampo. Maglia nera, ok. Hanno messo lo stadio del Marsiglia per fortuna, anzi più che per fortuna, finalmente alle 21 l'Orange Velodrome. Gestione squadra, andiamo a vedere chi schierare. Schieremo Stracoscia in porta, Radu, Acerbi e Bastos, Lucas Leiva. Milinkovic-Savic da un gradato 83, proprio quando si parla lui. Si parla di lui col mercato. A sinistra Lulic, ma non escludo un Jordan Lukaku. A destra Marusic, preferito a Basta. Luis Alberto, mezza punta. E Immobile 89, punta centrale. Immobile in sostanza quanto, anzi non quanto, uno a meno di Higuain. Ci sta benissimo. Io credo che possiamo cominciare tranquillamente. Io spero che sia una partita che volga come le ultime due, come gli ultimi due pronostici che sono filati veramente bene. Tanto questo esercizio mi sembra anche piuttosto semplice. Lo voglio finire. Oddio, 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 oddio. Ok, l'ho completato. Almeno mi sono levato un pensiero. Allora, non ci sono le amichevoli d'Europa League come invece c'erano su PES. Ragazzi, che bello stadio del Oggi siamo a Marsiglia. Marsiglia, Orange Velodrome. Saluto che vi Si giunge da merita parte veramente mia altri dell'equipaggio pronostici, esterno. già deciso. Che bello stadio. È Speriamo tutto anche di avere pronto per la l'Europa sfida che League. avete di fronte. Marsiglia e Magari con qualche Lazio. carriera. Non la stagione, la carriera col Sassuolo, Specie che perché propone qua la distanza fra essendo questi due giocatori, la due dei squadra neroverde, riflessi del abbiamo pallone. altri ospiti in Europa League. Poi speriamo di poter giocare in questo stadio. Spero che non mi vada via la voce perché è veramente un dramma. Insomma, inaugurare così l'autunno non mi piacerebbe affatto. Ma poi mi sono appena svegliato, vabbè. Ci sta, non è Marsiglia è la mattina e città che ci pomeriggio, ma io ospita per dormo più questa pomeriggio sfida che la sul nuovo notte. velodrome. Lo stadio era già stato Bene la maglia superato dalla della Lazio nera, fenomenale però preferisco quella ristrutturazione vista degli europei bianco-celeste dell'84, con prima di l'acqua di essere segnata. quasi Tra l'altro, completamente ci ricostruito con i fu già che materiali nella della stagione 98 con la classica 2014-15 forma la ovale. maglia che quest'anno la Lazio usa è stata ripresa per celebrare non so cosa. O forse è stata presa una volta per celebrare non so cosa. Vabbè ragazzi, solito Ecco la selfie. formazione del Loro si schierano con Marsiglia. Mandanda, Sakai, Lamine, All'uscita il Luis signor Gustavo, Trincao col Amavi, 4-5-1, ma con Sansson, ispirazione Strootman, offensiva Toben, Ocampos, degli esterni di Palimitroglou, centrocampo. Jermaine, Chiamiamo Radonjic, tutti. Lopez, Sarr, Potrebbero Reta, essere Kerr, molto Camara e pericolosi Pelé usando in panchina. il loro dinamismo. Abbiamo già usato l'Olympique Marsiglia nel pronostico della finale di Europa League dell'anno scorso e ci andò anche bene. Ci andò benissimo. E adesso vediamo la nostra Sono i formazione che conosciamo giocatori già. che Stracoscia, Bastos, cominceranno la Acerbi, Radu, sfida per la Parolo, Lazio.
Lucas Leva, Marusic, Milinkovic, Savic, Lulic, Luis Alberto Immobile, Cassedo, Badelli, Berisha, Basa, Luis Felipe, Patric e Proto. Non mi ricordo, non ho detto benissimo, il panchina deve essere il secondo portiere. Vabbè, partiamo. Speriamo di non fare una partita solita degna di FIFA. Attenzione Ocampos sulla destra. E va il cross, mette fuori benissimo la difesa. Luis Alberto. Lucas Leiva. Parolo. Ciro Immobile. Dentro Luis Alberto incrocia! È uno! Dopo quasi 16 minuti! Luis Alberto incrocia! Il gol dell'1-0! Finalmente ce l'ho fatta! A fare un gol con l'inserimento! Finalmente! Era l'ora! Ecco qua, filtrante! Di sinistro! Sotto l'incrocio! Luis Alberto! 1-0, perché ho saltato? Non lo so. Siamo in vantaggio. Gol di Luis Alberto. Attenzione a Marsiglia destro. Debole ma insidioso. Credo di Toven. Para che. Viene raccolta la stracoscia. Pensiamo di far ripartire un contropiede che però è veramente lento. Lazio. Senza, secondo me, Lukaku in campo non può giocare di contropiede. Che perché abbiamo una difesa a 3. Gli esterni sono piuttosto lenti, a parte Marusic che è forse un po' veloce. Ecco Payet. Petro, bravissimo. Spazza. Ottimo, bravo Lulic. Anzi, bravo Chiera, difensore centrale, Acerbi. Lulic. Ciro Immobile. Luis Alberto. Marusic va il cross dentro 2-0 ancora Luis Alberto proprio quando meno mi aspettavo di fare un gol. Luis Alberto mette il secondo cross, credo di Marusic, colpo di testa anche da un'altra di Luis Alberto, schiacciato nell'angolino. Mandanda prova a arrivarci, ma non può assolutamente farci niente. 2-0. Luis Alberto al 34esimo. Adesso speriamo che il Marsiglia non si metta, non ci tenga le corde. Tanto già tunnel Immobile, promette bene. Pallone interessante. Marusic. Verso Immobile. Prova un altro gol di testa, però. Non va. Occhio a questo lancio. Paillet. Attenzione a quest'uomo sulla destra. Spazza. Cosa ha preso stracoscia? E poi anche la traversa. Se prende con il recupero, ragazzi, vorrebbe dire fallire per metà ciò che abbiamo costruito al primo tempo. C'è tempo per la rimessa laterale, sì. Cosa ha preso stracoscia, ragazzi, veramente. Butta via Marusic e finisce il primo tempo. 2-0. Doppietta di Luis Alberto, ragazzi. Cioè, è più facile adesso che contro Manchester United con la Juventus. Cioè, incredibile. Adesso però voglio fare una difesa a 4. E un 4-5-1 potrebbe anche starci. Tanto l'unica punta è Immobile. Ok. Risistemiamoci. Marusic esterno destro. Esterno sinistro Lulic. Immobile davanti. Anzi, non serve un 4-4-1-1. Perché Luis Alberto deve colpire ancora. Ok. Può fare il COC. Ovvio che lo può fare.
Luric, Marusic, ok, Bastos centrale, anzi, Parolo, mettiamo Pasta, Bastos può fare il terzino, terzino lo può fare Radu, non è velocissimo, però lo adattiamo a terzino, così poi se mai entrerà Badeli e Jordan Lukaku, scusate questo tempo sprecato, Lazio in cambi però, ora che mi trovo 2-0 non voglio assolutamente mettermi a perdere questa partita. Lulic, verso Luis Alberto, stavolta però il cross non è assolutamente fatto bene. Colpo di testa. Ho cominciato a pensare che la palla potesse entrare dentro. No, sinceramente Pier non me la sento di criticarlo per questo. Però visto che Stracoscia seguiva attentamente con lo sguardo, quindi la palla fortunatamente non è. Immobile, fermato. Che peccato. Ho potuto fare il tiro a giro, ho dovuto arrestare la corsa. Ma la palla ancora la bianco-celeste. Palla ancora bianco-celeste. Bene così, grazie Matteo. Occhio al suo movimento. Marusic. Va al cross. Mandanda. Luis Alberto prova addirittura la tripletta, però portiere francese gli dice di no. E uffa, perché quando intercettate non ti attenete? Perché? Però il difensore che ha capito tutto ha recuperato il pallone. Con questa palla è punta. Toven. Sulla destra. Terza. Toven, e c'è Bastos che gli smorza il tiro. E poi Ciro Immobile non parte, non so come. Punta l'area. Destro. Angolo. Angolo. Mamma mia ragazzi, fa prendere dei colpi. Va a Paglia dalla banderina. Alza un campanile di testa. Mette fuori, non è finita. Colpo al volo. Palla in curva di Radonjić, mi sembra. Per ora il muro difensivo della Lazio regge. Strootman. E prepariamo, ci prepariamo un altro attacco. Grande classe, direi. E ancora fate qua, basta. Come va a liberare l'area? L'extra time sarà di 120 secondi. Due minuti. Paie. Luis Felipe, mi ha fatto bene un colpo. Non l'ho fatto da Lukaku perché mi sono accorto di non averlo neanche in panchina. Luis Alberto. Attenzione. Immobile. Dentro. Luis Alberto! Luis Alberto! Con una mina! Con una mina 3-0! Al 94esimo su contropiede! Un'altra mina vagante di Luis Alberto! Assist di Immobile, credo sia il secondo! Spatapim! Come dice Gabbo Man! Che tanto è romanista! Esterno nell'angolino, Mandanda guarda, ci prova, ma non ci arriva. Tripletta di Luis Alberto. Io speravo in Immobile. Immobile, ragazzi, Immobile, fai qualcosa. Sta per finire. Chissà quando la rifarò, raga, una partita così. Chissà quando la rifarò. Chissà quando rivedrete un prossimo così. Io mi auguro che la Lazio vinca 3-0 per tutto il match. Domani sera, sento per italiane, penso sarei più contento io di tutti i laziali messi insieme se la Lazio vince 3-0. Vince 7-0 e non sono laziale per niente, però me lo auguro tantissimo. Lazio si porta a casa il pallone della Liga. Vabbè. Però ragazzi, che partita. Poi hanno sbagliato tanto comunque i francesi. E Luis Alberto non ha sofferto, ci ho fatto la rima, nemmeno del cambio di modulo. Continuate a giocare.
3-0. Mi spiace per i Marsiglia, perché comunque noi 4 tiri in porta, 3 gol. Loro 3 tiri in porta, nessun gol. Votazione 10. 10 per Luis Alberto. Il più basso è stato 7,2. Basso se Luis Felipe Stracoscia. 9 a Marusic. Assist 1 di Immobile, 1 di Marusic, 1 di Milinkovic-Savic, ecco. Per loro 5,7 Mandanda. Ci sta tutto, perché secondo me avrebbe potuto fare molto di meglio, soprattutto sul terzo gol. Ragazzi, da questo io vi abbandono, ci vediamo prossima settimana, perché ci sono delle partite interessanti da nulla, come Roma-Napoli, credo, e il classico. Ci sarà il classico la prossima settimana. Statemi bene, lasciate un like, iscrivetevi come al solito, che sapete che ci tengo veramente tanto. E alla prossima. Ciao a tutti ragazzi, grazie per la visione. Bacione, alla prossima. Bye bye a todos.